non ha ancora emesso il verdetto. Sedete. L'imputato si alzi e si volti verso la giuria. Signore e signori della giuria, avete formulato il vostro verdetto? Eccolo, vostro onore. I membri della giuria dichiarano all'unanimità che l'imputato Dibbs Brown è innocente. L'imputato è assolto. La seduta è tolta. Avvocato, non so come ringraziarla, però sono fortunato. Puoi ben dirlo, Brown, è vero, molto fortunato. E così Brown torna in circolazione. Tutti gli imputati difesi da Rudd riescono a venirne fuori. È vero che uno dei testimoni dell'accusa è stato ucciso prima che potesse venire a deporre. Ma legalmente parlando, il processo di Brown è stato regolare. In effetti tutti quanti sanno molto bene che l'imputato era colpevole. E specialmente una vecchia volpe della polizia di New York. Il tenente John Henry Fernack. Templar, ho visto che hai seguito molto attentamente questo processo. Come molti altri, a me interessa tutto ciò che è legge. Oh sì, soprattutto come eluderla. In realtà lo sai che cos'è che mi affascina in questa materia? Quelle feritoie legali attraverso le quali avvocati della forza di Rudd farebbero passare anche un camion. Chi è questo bel tipo? Oh Simon, ti presento il signor Gilroy, uno dei più brillanti sostituti del procuratore. E questo è quel tale che crede che le leggi siano state fatte perché lui ci si possa divertire e che un giorno o l'altro, ridendo, ci lascerà la pelle. Simon Templar. Ehi, Joe, la luce è accesa. Ci deve essere qualcuno. Sta calmo, Willis. È la donna delle pulizie. Aspettiamo che lei svolti l'angolo, poi ci avvicineremo di più. Seguimi. Ho fatto apposta a mettere qui questi fusti. Vedi, il pavimento è in discesa. Alla lamicia. È lei, signor Sciolto? Signor Sciolto? Dai, muoviti! Ma come? Muoviti! Se vuoi uscire viva di qui, devi star zitta!
presto! Joe, sta per scoppiare! Mani in alto! Mettiti contro quella parete. E metti le mani sopra la testa. Dobbiamo sbrigarci. Ma sì, non seccare! Dai, Joe, ormai ci siamo! Corri! Ciao, Joe. Oh, Frank. Caspita, sono già le 8? Sì. Chi c'è lì dentro? Oh, una certa Yarrow. L'abbiamo tirata fuori dal magazzino di Schulte, quello che si è incendiato. Appena riprende conoscenza, chiama il tenente Fernand. Sì, va bene. Ciao. Ciao. Salve. Salve. Sì? Sì, la polizia mi ha telefonato stanotte verso le 3 per avvertirmi. Oh, no, io ero assicurato, perciò mi preoccupa relativamente. Mi dispiace piuttosto per quella povera donna. Già. Ed è morto anche un poliziotto che ha tentato di salvarla. Ah, certo, è terribile. Beh, grazie di avermi telefonato. Ciao. Lo sai? Che cosa? Agnes Yarrow è ancora viva. È all'ospedale Bellevue. Priva di sensi, in stato di shock. Sì, ma un bel momento tornerà in sé, siccome ci ha visti canterà. Willis, lo sai perché io ho fatto un sacco di soldi e tu invece no? Perché io non perdo mai la testa. Se non avessi imparato a destreggiarmi con calma, non avrei mai combinato niente. Ma Joe, io... Tieni, bevi questo. Se la Yarrow dovesse parlare, ci sarà la testimonianza tua e la mia. Perciò calmati. Ma Joe, il poliziotto è morto, quindi omicidio e incendio doloso. Ammetterai che noi siamo nei guai, lo capisci? No, non siamo nei guai. E neanche lo saremo. L'avvocato Rudd risolverà tutto. Lo credi veramente? Ne sono certo. Signora Yarrow, mi sente? Sì. Sono il tenente Fernack della polizia di New York. Può dirmi qualcosa sull'incendio? Lasciato portamonete. Ritorno indietro. Vedo la macchina del signor Sciolto. Controlla subito. Sì, signore. Lei ha visto Sciolto? Sì, molto bene. Ed era solo? Signora Yarrow, Sciolto era solo? Adesso basta, per favore. Il dottore ha detto solo 2 minuti. Pazienza. Resta qui. Sì, signore. Ufficio del tenente Fennec. No, è andato all'ospedale per interrogare la signora Yarrow. Bene, riferirò. Un momento, sta rientrando. È l'ispettorato della motorizzazione. Che c'è? Sì? Molto bene, grazie.
La Yarrow vi dichiara di aver visto la macchina di Sciolto davanti al magazzino e la targa corrisponde, perciò sequestra l'auto. D'accordo, capo. C'è una certa Hammond, il suo biglietto è lì. Cosa vuole? Parlarle di quell'incendio. Allora falla entrare. Subito, capo. Qui, Fernac. Quando vi arriva il rapporto sull'incendio del magazzino di Sciolto? Va bene, il più presto possibile, grazie. Il tenente Fernac. In persona, si accomodi, signorina Hammond. Può sedersi? Grazie. Mary Hammond dell'ufficio investigativo della compagnia assicurazioni industriali. Mi permetta di dirle che non si direbbe proprio che lei è un poliziotto. Bene, anche lei porta il suo distintivo all'occhiello. Allora dica in che posso servirla. Mi hanno detto che il caso Sciolto è stato affidato a lei. Esatto, e con ciò? Il signor Sciolto è assicurato presso la nostra compagnia. Ah, dice davvero, eh? E ho appurato un susseguirsi di fatti molto interessanti. E quali, per esempio? Il signor Sciolto possiede quel magazzino ed il terreno relativo da 5 anni. 3 mesi fa l'Acme Corporation si è offerta di acquistare il terreno. E non lo stabile? No, una delle condizioni per l'accordo era proprio la demolizione del magazzino. Prosegua. Appena un mese fa il signor Sciolto ha assicurato lo stabile per ben $200,000. Perciò capirà che gli è convenuto dargli fuoco. Così si risparmia le spese di demolizione e incassa pure $200,000. Purtroppo, a meno che non si possa dimostrare che lui ha provocato l'incendio. Sciolto ha commesso molti reati, ma non siamo mai riusciti a incriminarlo. Questa volta però esisterebbe un motivo ben preciso, a quanto pare. È quello che dico io. Sapeva che ieri sera Sciolto è stato visto sul luogo dell'incendio? No, non lo sapevo. Chi l'ha visto? Quella delle pulizie, la quale ha riconosciuto la macchina e ce ne ha dato anche il numero di targa, per cui abbiamo potuto anche sequestrarla. Scusi. Fernac? Sì? Kerosene? Capito? Va bene, grazie. Il pavimento del magazzino era tutto cosparso di kerosene. Quindi, signorina Hammond, con quello che noi sappiamo e con quanto lei mi ha detto, credo proprio che arriveremo a denunciarlo. Fernac, lei sta perdendo il suo tempo. Non ero nei pressi del mio magazzino la sera dell'incendio. Ciò nonostante, lei è in arresto per incendio doloso. Su, avanti, si muova. Vengo, però non voglio maltrattamenti. Nessuno la maltratterà se farà ciò che le si dice. Avanti! Andiamo pure. Tanto il mio avvocato mi tira fuori in meno di un'ora. E al processo mi farà assolvere con formula piena. Ammesso che ci si arrivi. Oh, guarda. E chi sarebbe mai questa specie di mago? Carl Rudd. Non dovrebbe essere particolarmente difficile. Sempre però che tu sia sincero con me. Hai dato fuoco tu al magazzino? Oh, andiamo. Sono no il tuo avvocato. E allora dimmi tutto. Sai bene che questa confessione non può essere addotta contro di te. Hai dato fuoco tu al magazzino, vero? Già. Eri solo? Mi ha aiutato Willis. Va avanti. La Yarrow era ancora nell'ufficio. Abbiamo atteso che uscisse. Ma aveva dimenticato qualche cosa perché poco dopo è ritornata. E così? Ti ha colto sul fatto. Già. E allora? Ero disperato. A me non interessa quello che hai provato, mi interessa quello che è successo. Cosa dovevo fare? Lasciarla andare, forse? Perciò l'hai tramortita e sei fuggito. Già. Ha fatto in tempo a guardarti? Credo di sì. Pensi che ti abbia riconosciuto? Ma non lo so, era molto buio. E quel poliziotto? Ma insomma, Carl, come devo dirtelo? Non lo so! Secondo me quel poliziotto ha sentito Agnes gridare quando noi già ce ne eravamo andati. Deve essere entrato per salvarla. È così, Carl. Ti do la mia parola d'onore. Ma via, non farmi ridere. Cosicché Agnes Yarrow sarebbe l'unica testimone. Appunto. Ed è tuttora all'ospedale. Sì. Carl, ammettiamo che le succeda qualcosa prima del processo. Così come stanno le cose, mi sarà già molto difficile riuscire a farti assolvere. Non rendermelo impossibile. Te l'ho raccontato perché immaginavo che ti avrebbe interessato. Il processo avrà inizio fra 6 settimane circa. Con Rudd come difensore. Lo conosci? L'ho seguito in varie cause e mi disgusta. Perché? Perché è un uomo che non conosce limiti, l'imbattibile avvocato Rudd. Si serve di qualsiasi trucco per far rimettere in libertà i criminali. Rinvii, intimidazioni, obiezioni. Darei qualunque cosa perché fosse radiato dall'albo. Credi che anche questa volta la spunterà? Senza dubbio.
Ma come? Intanto troverai il sistema per liberarsi di Agnes Yarov. Vuoi dire ucciderla? Sono già morti altri testimoni ai processi dell'avvocato Rudd. Ah, Simon, Agnes è ancora all'ospedale e intorno ha un sacco di gente. Nessuno può giungere fino a lei inavvertito. Quando la dimettono? Tra un paio di settimane. Dove abita? Adesso non ricordo la strada, comunque so che sta al Greenwich Village. Vive sola? Almeno creda. Pensi che accetterebbe di venire ad abitare qui da me fino alla fine del processo? Penso di sì. Andiamo insieme all'ospedale a chiederglielo. E il signor Templar avrebbe pensato di ospitarla a casa sua fino a dopo il processo. E perché? Potrebbe essere in pericolo. Non dimentichi che lei è l'unica che può identificare coloro che hanno provocato l'incendio. Ormai credo che non lo potrò più identificare. E perché? Mi dica perché. Perché sono cieca. Quando poi rinvenni, c'era un caldo asfissiante. Di sotto la porta entrava il fumo e io mi misi a picchiare disperatamente. Poi tutto si fece nero. Quando ripresi conoscenza, seppi che ero all'ospedale. Signora Yarrow, è certa che l'uomo che quella sera l'ha aggredita era l'imputato Joseph Sciolto? Vostro onore, mi oppongo. Può darsi che la testimone sia in piena buona fede e creda di aver visto Joseph Sciolto, ma è da escludersi nel modo più categorico che possa procedere alla identificazione dell'imputato, dato che non può vederlo. La sua obiezione è accolta. Vuol dire, vostro onore, che modificherò la domanda. Signora Yarrow, è certa che l'uomo che l'ha aggredita quella sera era Joseph Sciolto? Sì, signore. Lei l'ha visto? Mi ha riconosciuto la voce e la macchina? Sì, signore. Grazie, signora Yarrow. A lei, avvocato. Se la corte è d'accordo, io vorrei rimandare il controinterrogatorio a dopo che saranno stati sentiti i testimoni della difesa. Concesso. Io non ho altre domande. La testa può andare. Vostro onore, a questo punto la difesa chiede ai signori giurati un verdetto di assoluzione, in considerazione del fatto che il pubblico accusatore ha impostato il caso su una congettura e su di un unico teste, il quale per ovvie ragioni non è materialmente in grado di accertare l'identità dell'imputato. Non sono d'accordo, avvocato. La mozione è respinta. Faccia entrare il suo primo teste. Come vuole, vostro onore. Si chiami il signor Willis Barham. Il teste Willis Barham. È stata bravissima. Come le sembra che si metta? Con quanto dirà lei sull'assicurazione e con la deposizione di Agnes sono sicuro di farcela. Crede davvero? Direi di sì. Dicalo giuro. Giuro. Sieda. Qual è il suo nome, per favore? Willis Hardy Barham. E di che cosa si occupa? Lavoro nella Sciolto Import Export Company. Signor Barham, che cosa ha fatto la sera del 5 ottobre? Ho giocato a carte col signor Sciolto. Dove? A casa sua. A che ora è arrivato a casa del signor Sciolto? Alle 9. Come fa ad essere così sicuro? Joe ed io eravamo andati a cena fuori. Poi in macchina ci siamo avviati verso casa. Avevamo acceso la radio e proprio mentre stavamo imboccando l'ingresso del garage hanno cominciato a trasmettere il notiziario delle 9. E poi non capisce che questa è una testimonianza preparata. Gliela farò ingoiare. Finché, visto che si era fatto tardi, dissi al signor Sciolto che era ora che me ne andassi. Ed egli mi accompagnò a casa. E avete giocato a carte tutta la sera? Sì, signore. Lei dunque tra le 9 di quella sera e le 2 del mattino successivo è rimasto nell'appartamento del signor Sciolto? Sì, signore. E neppure il signor Sciolto ha mai lasciato il suo appartamento? No, signore. In altre parole, per 5 ore ininterrottamente lei ha continuato a giocare a carte con il signor Sciolto nel suo appartamento. Esatto, avvocato. Grazie. A lei il test. Signor Barham, lei ha dunque detto che la notte del 5 ottobre per ben 5 ore ha giocato a carte col signor Sciolto a casa sua, è così? Sì, signore. A che cosa avete giocato? Mi scusi? A che avete giocato? Oh, a Ramino. Ha esitato? Sì, lì per lì non mi ricordavo. E ha vinto? No, al contrario. Quanto ha perduto? Non glielo saprei dire. Davvero? Lei si ricorda la cena al ristorante, ricorda di essere andato in macchina fino a casa del signor Sciolto, ricorda perfino dov'era quando ha avuto inizio il notiziario delle 9, ma non riesce a ricordare quanto ha perduto a Ramino. Era una somma così esigua che non è affatto strano che non me ne ricordi. Capisco.
Signor Baran, quanto tempo è che lei conosce il signor Sciolto? Da circa 15 anni. Siete molto amici. Oh, sì. E anche il suo principale, non è vero? Sì. Quant'è il suo salario, signor Baran? Oh, 165 dollari alla settimana. È una bella cifretta. Ha qualche altra entrata oltre questa? Mi oppongo. La domanda è pregiudizievole nei confronti del teste. D'accordo. La metterò diversamente. Signor Baran, dal punto di vista finanziario dipende esclusivamente dal signor Scholl. Mi oppongo, per la stessa ragione. Vostro onore, io non ho nessuna intenzione di influenzare la giuria, di mettere in dubbio le qualità morali del teste. Anzi, non ha nessuna importanza il fatto che il teste lavori moltissimo oppure no, che sia ricco o povero. Ritengo però indispensabile che si sappia se il testimone dipenda economicamente da colui a favore del quale gli sta testimoniando. Condivido il suo punto di vista, signor Gilroy, e pertanto l'obiezione è respinta. Dunque, signor Baran, come vede, la Corte conviene sul fatto che la sua dipendenza dal punto di vista finanziario dal signor Sciolto potrebbe avere una certa influenza sulla sua deposizione. Pertanto, torno a chiederle, dal punto di vista finanziario, lei dipende totalmente dal signor Sciolto? Sì. E in cambio di una così elevata retribuzione, lei gli deve ovviamente lealtà e devozione, non è così? Beh, io faccio del mio meglio. In altre parole, lei fa ciò che lui le dice. Sì. Signor Baran, la sua obbedienza prevede lo spergiuro? Mi oppongo, vostro onore, questa è una scorrettezza inqualificabile. Convengo. L'ultima domanda non verrà verbalizzata e sarà ignorata dalla giuria. Signor Gilroy, mi meraviglio di lei. La prego d'ora in poi di volersi astenere dal fare simili domande. D'accordo, la ritiro, vostro onore. Per me è più che sufficiente che la giuria sappia che il testimone deve il suo sostentamento esclusivamente a colui per il quale si è presentato a testimoniare. Io non ho più altro da chiedere. Lei può andare. Vostro onore, desidererei che venisse ora richiamata la teste Agnes Yarrow per il controinterrogatorio. La teste Agnes Yarrow. Signora Yarrow, prima che lei perdesse così tragicamente la vista, cosa che ci ha colpito molto profondamente, lei portava gli occhiali, non è vero? Sì. Sempre? No, solo per leggere e per lavorare. Li metteva per esempio per spolverare o per lavare per terra? Sì. Li portava anche per istrada? No. Quando la sera del 5 ottobre fece ritorno al magazzino, lei vide un'automobile davanti alla porta. Sì, certo che l'ho vista. Portava gli occhiali in quel momento? No. Si ricorda di che colore è la macchina del signor Sciolto? Rossa. E ha potuto distinguerla? Sì. Al buio e senza occhiali? Sì. Ah, signora Yarrow, è vero che nel marzo del 1956 lei è stata visitata dal dottor Peter Otworth nel suo studio oftalmico di Park Avenue 1120? Sì. Ora io ho qui la diagnosi di questo dottore, dalla quale risulta che lei era affetta da daltonismo, ovvero incapacità di distinguere i colori. Esatto? Sì. Signora Yarrow, io ho qui anche il libretto di circolazione della macchina del signor Sciolto, che naturalmente contiene tutte le caratteristiche relative alla macchina in questione. Penso che lei pure le conosca. Sì, certamente. Sicura? Sì. Eppure lei non ha mai visto questo libretto? Oh, no, beh, no, naturalmente. Allora come fa a conoscerle? Perché il tenente Fernac ha sequestrato, credo che si dica così, l'automobile del signor Sciolto. E quando l'avvocato Gilroy preparava la causa, lui sa com'è. Gliele ha dette? Sì, certo. Il mio collega avvocato Gilroy è un abile e valente professionista. Egli prepara non solo le cause, ma anche i testimoni. E nel modo più scrupoloso. Così le ha detto anche il colore dell'auto del signor Sciolto. Ma io sapevo che doveva essere o rossa o grigia. E lui gliel'ha precisato. Sì, perché ero solo incerta fra i due. E le ha detto anche il numero della targa? Vostro onore, mi oppongo. E io ritiro la domanda. Dunque, signora Yarrow, parliamo un po' di quella famosa sera. Quando lei ritornò al magazzino per riprendere il suo portamonete e vide quell'automobile che immaginò essere del signor Sciolto, lei non portava gli occhiali? Gliel'ho già detto, no, non li avevo. Lei entrò nel magazzino? Sì. C'era la luce accesa in qualche posto? No. Allora era completamente buio. Sì, salvo che nel raggio di quella lampadina. Ah, la lampadina tascabile. Ora, mentre lei era sulla porta che va dal locale di scarico della merce al magazzino vero e proprio, la luce della lampadina tascabile fu puntata proprio sul suo viso, è vero? Sì. Cosicché lei non poteva vedere chi aveva in mano la lampadina. Beh, no. Ero abbagliata dalla luce. Tanto che non poteva vedere assolutamente nulla dell'interno del magazzino in cui si trovava. Sono riuscita però a vedere il signor Sciolto. Lei ha riferito poco fa alla corte di aver chiamato e mi pare che le sue parole siano state: o è lei, signor Sciolto? Dico bene? Sì. Allora non era sicura se fosse o no il signor Sciolto. Ma io avevo già visto l'auto
e lo sapevo che era lui. Vuol dire supponeva che fosse lui. Ma allora mi sa dire chi altro poteva essere? Oh, signora Yarrow, io non lo so. Poteva essere una persona qualsiasi, non crede? Invece era il signor Sciolto, ne sono certo. Ma dopo che ha gridato "è lei, signor Sciolto", lei si è voltata e si è messa a correre verso la porta. Sì. E perché sarebbe scappata davanti al signor Sciolto? Io avevo paura. Aveva avuto paura del signor Sciolto in altre circostanze? No, ma... Il fatto è che non era sicura chi fosse quell'uomo. Io lo sapevo che era il signor Sciolto. Signora Yarrow, lei voltava le spalle all'uomo che stava inseguendola, vero? Sì. Quindi non poteva guardarlo. Certo, io Insomma, non Insomma, ero... lei voltava le spalle a quell'uomo, sì o no? Sì. A un certo punto lui le è giunto alle spalle e l'ha afferrata e si è messo a trascinarla verso il locale che serve da ufficio. Sì. Per cui deve convenire che quella notte del 5 ottobre non è stata neppure un istante faccia a faccia con quell'uomo. Non so, tutto è stato così fulmineo. E lei era spaventata. Per forza ero spaventata. E confusa. Io lo so che era il signor Sciolto. Non si dimentichi che lei ha giurato. Si è mai trovata in quella famosa notte faccia a faccia con il signor Sciolto in un ambiente illuminato? No. Allora non può categoricamente affermare, senza il rischio di sbagliare, che il suo assalitore di quella notte sia stato il signor Sciolto. No. Io lo so che era il signor Sciolto. Ho riconosciuto la sua voce quella notte e l'ho riconosciuta ancora stamattina quando lui mi ha parlato. Io so che era il signor Sciolto. Vostro onore, personalmente non avrei nulla in contrario ad accettare come valida l'affermazione della testa nonostante la sua minorazione, e cioè che lei può riconoscere l'imputato dalla voce, purché però sia sottoposta ad una prova. In tal caso chiedo che la seduta venga aggiornata a lunedì mattina. Signor Gilroy. Non ho nulla da obiettare, vostro onore, ma... Mozione accolta. La seduta è aggiornata al prossimo lunedì alle ore 10. Se vuoi uscire viva di qui, devi star zitta. Se vuoi uscire viva di qui, devi star zitta. Tutto chiaro? Mi pare di sì. È molto semplice. Se volete vi presto il mio registratore. Siate in gamba e sarete ben pagati. Signora Yarrow, lei ha testimoniato dinanzi a questa corte che la notte del 5 ottobre ha udito una voce. È esatto? Sì. E che questa voce le ha detto: se vuoi uscire viva di qui, devi star zitta. Esatto anche questo? Sì. Lei ha dichiarato inoltre che si trattava della voce del signor Sciolto e che avrebbe potuto riconoscerla. La riconoscerei fra mille altre. Adesso, signora Yarrow, lei sentirà ripetere le parole che afferma aver udite pronunciare quella famosa notte. Da una sola voce o da più voci. Una di esse, comunque, sarà del signor Sciolto. Lei è pronta? Sì, certo. Se vuoi uscire viva di qui, devi star zitta. Se vuoi uscire viva di qui, devi star zitta. Se vuoi uscire viva di qui, devi star zitta. Adesso lei sentirà nuovamente quella voce o quelle voci. Stia attenta. Sono pronta. Se vuoi uscire viva di qui, devi star zitta. Signora Yarrow, è questa la voce che lei ha sentito nel magazzino la notte del 5 ottobre? Sì. È sicura? Sì, è proprio quella. Se sentirò qualche commento o suggerimento da parte del pubblico, farò sgombrare l'aula. Proviamo di nuovo, signora Yarrow. Se vuoi uscire viva di qui, devi star zitta. È questa la voce, signora Yarrow? Sono tutte così uguali che... io non so più. Ma lei ha appena detto che la riconoscerebbe tra mille. Comunque riproviamo. Le faccio riascoltare la stessa voce. Se vuoi uscire viva di qui, devi star zitta. È questa, è proprio questa. Sicura? Sì. Ora le faccio ascoltare un'altra voce. Se vuoi uscire viva di qui, devi star zitta. È questa la voce che lei ha sentito la notte del 5 ottobre? Io non so. No. È sicura?
Se non se la sente di rispondere, perché non ammette di aver sbagliato? O ha paura che come ha sbagliato in questa prova può essersi sbagliata anche in tutto vostro il resto? Vostro onore, ho consentito che si facesse una prova, non che si mettesse la testa alla tortura. Se lei crede, non ho nulla in contrario a farla rientrare. Se vuoi uscire viva di qui, devi star zitta. Dunque, signora, per l'ultima volta, era questa o non era questa la voce che lei afferma di aver udito la notte del 5 ottobre? Io... Ha detto che l'avrebbe riconosciuta tra mille, ha detto che era certa. Ma io... sono tutte così uguali, non sono sicura. Non sono sicura. Lei non è sicura di niente allora, signora Jarro? No, no, io... Lei non ha riconosciuto il signor Sciolto quella notte come non ha riconosciuto la sua voce, non è così? Sì, sì, mi devo essere sbagliata su tutto. Non capisco più niente, scusatemi. Ma vi prego, basta, basta, lasciatemi stare, lasciatemi stare, lasciatemi stare. Oh, scusa. Non te la devi prendere in questo modo. Hai fatto del tuo meglio. Sì, ma non è servito a niente. Ci vogliono ben altre armi con quel Rudd. Quel pezzo di mascalzone farabutto. Vuoi saperne una? Stasera tiene una conferenza all'Associazione degli Avvocati sulla tecnica della difesa. Se non hai niente di meglio da fare, ascoltalo. La trasmettono per radio. L'ascolterò. Comincio perfino a dubitare che quel poliziotto sia veramente morto nel tentativo di salvare Agnes. Ma tu ci credi? No. Neanch'io. Poco importa ciò che noi due crediamo, il fatto è che purtroppo il caso Sciolto è ormai chiuso. Vuoi dire che sarà chiuso per te? Ma per me non è affatto chiuso. Stammi a sentire, Templar. Non sognarti di ficcare il naso in ciò che non ti compete. Oh, ficcare il naso in una cosa simile? Non lo sopporterei. Io lo trovo avvincente e poi avrebbe una presa enorme sul pubblico. Un famoso avvocato che rievoca tutti i casi più importanti da lui trattati. Che titolo darebbe al libro? Ecco, Karl Rudd racconta. E lei vorrebbe metterci il suo nome? Signor Rudd, a me non importa la popolarità come scrittore. Io voglio solo il 50% dei diritti di autore. Lei avrà la fama, io il pane assicurato. Oh, è per denaro. Quando lei sarà convinto che una collaborazione è possibile, l'indomani stesso io parlo con l'editore. D'accordo, signor Simon. Ci penserò su. Bene, questo è il mio biglietto. Mi telefoni, a lei non costerà più di 2 settimane di tempo. È sufficiente che mi fornisca tutti gli elementi e che ne discutiamo un po' insieme. Naturalmente si intende che una volta ultimato, il manoscritto dovrà essere sottoposto alla sua approvazione. Come le ho detto, signor Simon, ci penserò. Molto bene, aspetto la sua telefonata, allora. A proposito, signor Rudd, ha mai pensato che qualche suo cliente potrebbe un giorno o l'altro considerarla un elemento pericoloso? Come sarebbe a dire? Capirà, nel suo archivio lei deve avere un sacco di roba su gente del tipo di Joe Sciolto, Dibs Brown, che farebbe gola a molte persone. E allora? Lei non ha paura. Di che cosa? Di essere ucciso. Ucciso? Ah, ma certo avrà preso delle precauzioni per il caso che a qualche delinquente venissero delle strane idee. E per precauzioni intendo, per esempio, un bel elenco delle persone cui preme che lei non parli, affidarlo in buone mani, con l'incarico di consegnarlo alla polizia, nel malaugurato caso di una sua fine violenta. E naturalmente lasciar cadere opportunamente qualche parolina in merito a quanto ha fatto. Signor Simon, potrei sapere perché si preoccupa tanto della mia incolumità? Ma è molto semplice. Io vorrei essere sicuro di riuscire a terminare quel libro una volta cominciato. La saluto e mi auguro di rivederla. E per concludere, signore e signori, lasciate che vi dica che servire questo ideale eterno di giustizia è la missione di tutti noi che fummo e saremo sempre gli umili servitori e difensori della legge. Noi che fummo e saremo sempre gli umili servitori e difensori della legge. Sei veramente formidabile. È incredibile.
Capirete, mi sono sorbito quella pizza per più di un'ora. Proprio così ha fatto Ruth con me. E noi gli faremo lo stesso scherzetto. Vuoi provare una volta? Come vuoi, ma avevi detto che dovevi uscire. Già, devo fare una piccola operazione prima che Ruth torni a casa dall'associazione degli avvocati. Allora registriamo. Va bene. Sei pronto? Va pure. Signor Ruth, come lei sa, il senatore è stato nominato presidente della commissione anticrimine ed esige la testa di Sciolto. E perché viene da me? Perché è stato lei a difenderlo. Naturalmente il senatore saprà come ricompensarla per la sua preziosa collaborazione. Domattina Mary l'accompagnerà a casa sua, al Greenwich Village. Lei parlerà con la padrona di casa, coi vicini e a tutti dirà che deve operarsi agli occhi. E che alle spese provvederà un ricco e notissimo avvocato di New York. Va bene, signor Templar, farò come dice lei. È sicura che non manca niente? Neanche nell'archivio privato? Niente, signor Ruth. Solo un nastro completamente vergine. Ah. Signora Donaldson, lei crede che sia possibile che qualche mio cliente voglia... Voglia cosa, signor Ruth? No, è ridicolo. Provveda per favore a far sostituire immediatamente quel vetro. Senz'altro. Signora Donaldson, da battere in 3 copie, da mettere nel mio archivio riservato. A chi di competenza? Questo documento dovrà essere utilizzato solamente qualora morissi di una morte che risultasse dovuta a cause assolutamente innaturali. Di quando in quando, nella mia qualità di avvocato difensore, ho avuto a che fare con uomini quali Joseph Sciolto, Debs Brown, Sherman Sharp. Che roba è? Come lei vede, è un registratore. E a che serve? Beh, di solito serve per incidere qualcosa o anche solo riascoltarla. Già. Ha voglia di scherzare? Io non scherzo mai. Sono qui per aiutarla. Perché? Diciamo perché mi interesso alla sua carriera. Ah, e da quando? Veramente già da parecchio tempo. Avanti, avanti, veniamo al sodo. Io non ho tempo da perdere. Le assicuro che questo non è tempo perso. Ho qui qualcosa che ieri sera ho sottratto nell'ufficio dell'avvocato Ruth. Sottratto? Gli ho scassinato la porta. Ora scherza. Neanche per sogno. Un cliente voleva riavere un certo documento che Ruth conservava. E mentre stavo cercando ho acceso il registratore per sentire se vi era qualcosa che interessasse il mio cliente. Invece ho trovato questo che interessava lei. A che cosa mira, Templar? Al denaro. Denaro? Mm-hmm. Anche questo è un sistema per campare. E quel nastro è in vendita? Lei ha capito perfettamente. Faccia sentire. Signor Ruth, come lei sa, il senatore è stato nominato presidente della commissione anticrimine ed esige la testa di Sciolto. E perché viene da me? Perché è stato lei a difenderlo. Naturalmente il senatore saprà come ricompensarla per la sua preziosa collaborazione. Cioè, come? Con $100,000 se Sciolto sarà condannato. Se poi riesce ad avere in pugno quegli altri 3 di cui abbiamo parlato, lei potrà diventare giudice federale. Che ne dice, Ruth? Si può vedere. E badi, ciò non solo rappresenterebbe per lei un'ottima posizione, ma le eviterebbe anche di dover difendere in seguito certi vecchi clienti. Quello di Sciolto non è poi un gran problema. In fondo ha dato fuoco lui al magazzino.
e Willis Barham lo ha aiutato. Barham? Oh, lei non può certamente conoscerlo. È una testa di legno, un essere strisciante che Sciolto si tiene intorno per servizio. Lurido individuo, da zitto! Che abbia liquidato anche il poliziotto scomparso nell'incendio. Allora, signor Root, in linea generale acconsentirebbe a collaborare con il senatore? Gli dica che l'avvocato Carl Root sarà ben lieto di fare quanto è in suo potere perché la commissione raggiunga il suo obiettivo. Che le salta in mente? È anche troppo come campione. Riaccenda. Non vi è inciso altro. Sembra davvero impossibile. Eppure era la sua voce. Te l'avevo detto io, quell'individuo ormai sa troppe cose. E c'è dell'altro. Dove? Al sicuro, naturalmente. Se vuole sapere ciò che Rudy intende fare, deve decidersi a pagare. Certo, è molto importante conoscere i suoi piani per poterli neutralizzare. Allora, vuole o non vuole sapere il resto? Come faccio a sapere che non è un imbroglio? Non hai sentito la sua voce. Già. Sai quante cose si possono combinare con le voci? Perché non gli telefona? Per dirgli cosa? Per chiedergli se l'ufficio è stato scassinato. Gli chieda se hanno preso niente. Ma naturalmente non si scopra. Coraggio, Joe, chiamalo. Mi passi l'avvocato Rudd. Sì, resto in linea. Anzitutto deve impedire che la Yarov venga operata. Perché se l'intervento riesce, lei Sciolto e sistemato. Cosa? I particolari sono sull'altro nastro. Pronto, Carl? Ciao, Joe. Come va? Oh, bene, bene. Ah, ho sentito che il tuo ufficio è stato scassinato. È vero? Sì, è vero. Ieri sera. E ti hanno preso niente? No, all'infuori di un nastro vergine da registratore. Ma tu come l'hai saputo? Le voci corrono. Sai com'è? Ci vediamo, Carl. Ha confermato? Già. L'ho sempre detto che era un farabutto. Devi tappargli la bocca. Cos'è quella storia di Agnes Yarov? Basta che lei chieda a qualcuno del vicinato. Agnes abita al Greenwich Village. Deve avere il suo indirizzo. Certo, lo conosco benissimo. Prosegua. Ecco, la sua padrona di casa va dicendo che la Yarov deve essere operata agli occhi e che a pagare sarà un celebre avvocato. Va subito là e parla con quella donna. Va bene. Mentre c'è, parli anche con i vicini. D'accordo. Quando posso avere il resto? Quando io sentirò il fruscio di $10,000. Chi altro figura sulla lista? Dibs Brown, Herman. Non ci si può fidare di nessuno, neppure del proprio avvocato. Tenga. Un affare per entrambi. E adesso fuori. Arrivederci, signor Sciolto. Il registratore resta in omaggio. $10,000. Ma è un capitale. È tutto per lei. Simon, che cosa succederà? Non lo so. Pronto? Pronto, Templar. Mi avevi chiamato? Ah, sì, ti volevo dire una cosa. Ho una notizia per te. Sarà bene che piazzi un paio d'uomini nell'ufficio di Rudd, capito? E perché? Che cosa stai combinando? Oh, niente di male, faccio solo da agente catalizzatore. Da cosa? Agente catalizzatore, elemento neutro che determina una reazione chimica fra altri due elementi. Cosa stai farneticando? Senti, per favore, fa quello che ti ho chiesto. Manda due uomini nell'ufficio dell'avvocato Rudd, meglio ancora vacci subito tu stesso. Ho il vago sospetto che il nostro amico stia per commettere qualcosa di molto, molto illegale. Naturalmente, se la signora Yarrow riacquista la vista, lei potrà riaprire il caso. Ferma che il procuratore sarebbero felici di poter mettere le mani su Sciolto per via di quel poliziotto. Comunque, ammesso che questo non riuscisse, potrete sempre incriminare Sciolto per aver truffato il fisco negli ultimi 5 anni, in specie nel 60. Gio, se fossi io, nei panni del senatore... Hai parlato alla padrona? Sì,
E anche a qualche inquilino. Tutti dicono che Agnes sta per essere operata e che un notissimo avvocato le pagherà il conto della clinica. Andiamo, Willis. Buongiorno, signor Sciolto. Ciao, Joseph. Lieto di vederti. Non lo sarai per molto. Che cosa c'è? Chi ti ha detto di chiudere la porta? Come va l'amico senatore? Io sarei una testa di legno, non è vero? Ma di che diavolo parlate? Cosicché Carl Rudd sarà ben lieto di fare quanto in suo potere perché la commissione raggiunga i suoi obiettivi. Bravo, bravo, bravo. Hai bevuto? Joe, guarda. Riservata, confidenziale. Oh, ma tu per me non hai nessun segreto. Non hai nessun diritto di leggere. Tu, Carl, ti devi sempre scrivere tutto, è vero? Lurido, arrampicatore vigliacco, traditore, schifoso! Fuori! Uscite immediatamente! C'è Sciolto là dentro? Sì. Fuori di qui! La pistola, svelto! Andiamo! È andata così. Che cosa c'è che non le va, tenente? Sai, Templar, ci giurerei che tu non sei affatto estraneo a tutto questo. Ah, ma tu sei sempre pronto a pensar male. Ho ucciso io, Baron? Ho ucciso io, Rudd? Ho mandato io Sciolto sulla sedia elettrica? No, però tu sapevi cosa stava succedendo, ecco perché mi hai detto di sorvegliare l'ufficio di Rudd. Oh, non potevo certo prevedere quel che sarebbe successo. Se Sciolto non avesse chiuso la porta, tu saresti arrivato in tempo. Io non ho fatto altro che determinare alcune azioni e le conseguenti reazioni. E le canaglie si sono comportate secondo il solito col risultato di autodistruggersi. Che ne diresti di venire a cena con noi due? Paghi tu? Che novità.